Buongiorno, buongiorno, prontissimi, ore 11, pronti con i camici, avete acceso i fuochi e le fuochine per le nostre cuochine e cuochini. Eccomi. Buongiorno. Benvenuti alla Neuro. Esattamente. Allora, verso di pranzo. Sì, perché quando la fame chiama, il cervello non risponde più, proprio va in stand-by e Rispondiamo si noi. spegne. Esatto. Ecco perché arrivi tu, cara Michela, perché ci devi allietare, ci devi dare lo spunto, così noi poi stacchiamo qui dalla radio, andiamo direttamente in cucina, tac, mezz'orettina, pranzettino e via. E la vita è tutta Certo. più felice. Oggi ho anche una bella Assolutamente. novità, cara. Ti farò Ah sì? felice. Sì. Vuoi sentirti come la Clerici? Vuoi essere la nostra regina dei fornelli? Io Sì. ho anche per te una sorpresina. Quindi facciamo una cosa: tu adesso dici l'ingrediente del giorno e io ti faccio la sorpresa. D'accordo. Oggi preparatevi perché cuciniamo insieme lo sgombro. E da tanto tempo che sognavo di dirlo, prima di tutto, sigla! Wow. Ed eccoci qui, hai visto che bella sorpresina? No, meraviglioso, bellissimo. Mi è Ora, sembrato di tornare bambina. vero? Il pranzo è servito, guarda, meraviglioso, bellissimo, Adesso bellissimo, possiamo dire di bellissimo. essere una vera trasmissione di cucina, perché senza la sigla non è una trasmissione di cucina, mi spiace. Brava, bravissima Silvia, bravissima, idea fenomenale. Lo so, sono veramente un genio. Allora, cara mia, adesso noi siamo pronti, quindi matita e fogliettino per prendere appunti per gli ingredienti, perché qui adesso è ora di cucinare. Bando alle ciance, ciance alle bande. Esattamente, come avevo anticipato all'inizio, cerchiamo di dare ricette diverse un po' per tutti, quindi passeremo dalle verdure, i legumi, il pesce, la carne, le uova e i formaggi. Oggi, come vi ho anticipato un attimo fa, parliamo di sgombro. Quindi prendete la matita, fogliettino, allora uno sgombro per ogni persona. Se li trovate piccolini, andate in pescheria, ve li fate pulire, ma lasciateli interi. Poi uno spicchio d'aglio, un rametto di rosmarino, una fetta di limone, poi la carta d'alluminio, il Domopack e una padella. Beh, Sei dai. pronta, Silvia? No, perché sono già No. cose che io. Ma ci proverò, te l'ho detto, io sono. Faccio il voto di provare alcune delle ricette che noi portiamo in puntata, perché così viste e sentite sembrano semplici. Siccome io sono convinta che lo sono, voglio dare la prova agli ascoltatori che facciamo veramente qualche cosa di caruccio. Sì, sono semplici, sono semplici. Guarda, questa ricetta mi rende lo sgombro assolutamente digeribile perché io tendenzialmente ho dei problemi con lo sgombro. Faccio un po' fatica a digerirlo, ci metto un attimino. Invece, così facendo, diventa estremamente digeribile, anche perché cuoce, dopo vi spiegherò come fare a cuocerlo, cuoce con i suoi succhi, con quelle che sono la sua carne. Quindi non serve aggiungere grasso a questa ricetta. Quindi prendete il vostro pesciozzo, nella pancina ci infilate uno spicchio d'aglio, un rametto di rosmarino, la fetta di limone, lo chiudete bene, prendete il Domopack, avvolgete lo sgombro con il Domopack. Ecco perché questa ricetta, non vi ho detto prima, io l'ho chiamata lo sgombro imbottito e incamiciato, perché prima lo imbottite e poi gli mettete una bella camicina d'alluminio. La camicia di forza dello sgombro. Esatto, lo blindiamo, lo blindiamo. Allora, chiudete uno sgombro per volta, non mettetene più di uno all'interno dell'alluminio. Chiudete, prendete la padella, la scaldate per bene e ci appoggiate lo sgombro incamiciato sopra. Guardate, servono circa 10 minuti per lato. 10 minuti, girate 10 minuti, spegnete ed è pronto. È una via di mezzo tra il cartoccio e la cucina alla griglia, però non accendete il forno ed è veloce, estremamente veloce e vi garantisco che senza aggiunta di grassi, senza aggiunta di sale, è buonissimo. Anche perché diciamo che la carne è già saporita. Io sai che cosa? Lo proverei,
perché poi dimmi tu se va bene, perché io ho dei Dimmi. piccoli naselli. Sì? Li avevo preso quelli nelle pescherie congelate, perché ogni tanto vado a prendere dove lo pescano, lo congelano e lo porti a casa. Per cui ne ho ancora un paio. Ci proverei a farlo direttamente con quello, perché secondo me potrebbe riuscire questa variante. Mi voglio quasi azzardare, pensa, pensa Certo, addirittura. considera che io questo metodo lo utilizzo anche con altri pesci, con dei branzini o con le orate. Vuoi sapere una cosa? Io ti dirò, Dimmi. amo il pesce. Solo che io Sì? penso di rientrare in una grande categoria di persone orribili, destinate proprio a morire di fame, perché io detesto le spine. Cioè, guarda, io ti giuro, sono una brutta persona, me ne rendo conto, ma io alle volte non mangio il pesce perché la noia di togliere la spina, perché se mi va in bocca e la sento, per me è finita. Cioè, io smetto di mangiare, penso di soffocare, di morire, di non avere più un futuro. Poi in realtà non succede assolutamente nulla. No, Però certo. purtroppo mettermi lì a togliere tutte le spine, alla quarta mi sono annoiata e dico, va bene, ok, non mangio piuttosto. Ecco, Scusatemi, considera. No, eh. Voi no, ma non capisco, fatelo, però capisco, no. scusatemi. Capisco. Considera che cucinandolo così, una volta che tu apri l'alluminio e utilizzi un coltello, una forchetta, si riesce tutto sommato a pulire il pesce quasi senza lische. Allora, chiaramente, più il pesce è grande, più è facile. Perché la lisca è più grande e tende a staccarsi più facilmente. La difficoltà è quando i pesci sono piccoli. Sì, quello sì. Però allora io ho sempre saputo, dimmi se oggi vado di domande, mi Vai, sono vai. ormai ho preso gusto con queste puntate, mi sto informando, sto studiando che tu non hai idea, guarda. È già tanto che non faccio la puntata col grembiulino e siamo già lì. Però quelle Dimmi. dello sgombro sono delle lische che una volta cotte si spaccano praticamente. Nel senso che Sì. non c'è grande pericolosità, nel senso anche proprio se vengono ingerite, perché tendono proprio a sminuzzarsi, è vero? Sì, tendenzialmente sì, cioè magari le senti all'inizio sotto i denti, poi dopo si sì, sminuzzano, un po' come succede per le sarde, per le aringhe, più o meno la tipologia di lisca è quella, quindi non ci sono dei grossi pericoli. Certo, se lo fai con un'orata o con un branzino la difficoltà è maggiore, il rischio è maggiore perché le lische sono diverse. Eh sì, quello sì. Ecco perché non mi ci avvicino allora. Però lo sgombro, il mio preferito è il nasello. Perché lì non ci sono lische, lo prendi, lo Bravi, apri. veloce. No, no, poi tra l'altro è anche molto buono. Allora, lo sgombro fa parte di quella categoria di pesci poco calorici, quindi se siamo a dieta è perfetto, ha delle grandissime proprietà ed è pesce azzurro, quindi come ci ripetono da millenni, come si dice, il pesce azzurro è quello che fa bene, assolutamente. Contiene degli acidi grassi, gli omega 3 che fanno Esatto, benissimo. ma poi se non sbaglio lo sgombro ha anche molti minerali essenziali come il magnesio e il potassio. Me lo ricordo perché quando ho avuto appunto dei problemi un pochino di salute legati all'alimentazione, mi ricordo che sgombro e nasello e salmone erano quelli che mi consigliavano meglio proprio per il discorso anche degli omega 3. Quindi sì, Certo, proteine, vitamine, sì. E minerali. Vedi quando è poi casuale il mio. effettivamente, esatto, è poco calorico, quindi se siamo a dieta, come quasi sempre ci ritroviamo noi donne a dieta, almeno mangiare saporito e buono, no? Guarda, io vorrei sfatare questo mito della dieta. Un giorno ne faremo una puntata con qualcuno perché è brutto sentir dire sempre le persone sono a dieta. Secondo me bisognerebbe tornare un pochino ad alimentarsi in maniera più corretta, perché guarda che la Assolutamente. disinformazione e la malinformazione, io che adesso comunque ho avuto dei problemi di salute, per cui ho dovuto approcciarmi alla nutrizione in un certo modo, adesso mi accorgo che sui social soprattutto nascono delle robe che ogni tanto le senti e dici, ma veramente, ma se questo messaggio passa da una persona che magari ha anche un seguito, sono informazioni sbagliatissime. Alle volte vedi degli abbinamenti che ti fanno veramente arricciare i capelli sulla testa. Per Sì, hai cui perfettamente ragione. devo. Guarda, per me il discorso di essere a dieta è fondamentalmente mangiare, come dicevi tu prima, bene. Quindi per me le diete restrittive a pane e acqua sono inutili e tendenzialmente anche estremamente dannosi. Quindi anche mangiare solo due foglie di insalata scondite, sì, certo, se non mangi perdi peso, però non ci fa bene.
Assolutamente. No, anche perché quindi poi si perde la massa magra, si creano degli squilibri comunque a livello di ormoni, comunque di, insomma, lasciamo certo fare il lavoro a chi è di dovere. Io sono contro quando mi dicono: no, ma guarda, dovresti provare questo perché no, ascolta, dovresti comprare quello solo perché sempre. Affidarsi sempre a dei professionisti seri, di fidare dai santoni a chi promette dimagrimenti ultra rapidi, facendo dei sacrifici e la fame soprattutto, perché non è così assolutamente. Ripeto, rischiamo di sì vedere i chili della bilancia che scendono, ma poi di avere dei problemi anche molto seri. C'è stato un periodo, ricordo che c'era questa famosa dieta, se non sbaglio, che si chiamava Duncan, può essere una cosa del genere. Ah, sì. Dove io ricordo che c'era gente che andava avanti ad affettati praticamente per 20 giorni. Cioè, adesso voglio dire, a parte che si crea un danno atroce ai reni, perché mangiare tutte quelle proteine e basta, o bevi 8 litri di acqua al giorno e aiuti i reni a ripulirsi, o altrimenti vai incontro. Poi i salumi sono anche pieni di grasso e di sale, che diciamo che non è proprio tocca sana. conservanti a go-go, quindi veramente, quindi davvero, se decidete di cambiare qualcosa nella vostra vita e volete in qualche modo stare meglio, affidatevi a persone serie, professionisti seri, che ce ne sono per fortuna, cioè non ci sono solo i ciarlatani. No, è vero, quello infatti, bisogna fare un po' di ricerca, ecco, magari non fidarsi subito della... Facciamo un po' di informazione oggi, dai, ci prendiamo... Tanto la ricetta è stata velocissima, per cui è super super semplice. Io direi per una volta ci prendiamo qualche minuto in più per dare anche un pezzettino, un tocco di informazione sana che non guasta mai. Non fermatevi. Certo. Alla prima informazione che trovate, soprattutto non andate a cercare sui social, per favore, le informazioni. Io non so più come portare avanti questa battaglia. Non si usano i social per informarsi, no? E soprattutto neanche soltanto dottor Google, perché dottor Google ci aiuta a trovare il ristorante figo per andare a cena, per scoprire il gossip dell'ultimo minuto, ma fate attenzione a curarvi con dottor Google. Guarda, abbiamo fatto una puntata l'anno scorso al mattino sulle cose che vengono ricercate proprio mediche su Google, ma delle robe assurde che dico: ma veramente le persone pensano che, cioè, è come fosse un medico, come se fosse un medico online. Guarda che è disarmante questa cosa, ti giuro, guarda. Allora, io conoscevo una persona, un dermatologo, che ricordo mi raccontava che un giorno è arrivata una paziente nuova ed è entrata con il tablet, ha aperto il tablet e prima ancora di aspettare le domande pertinenti del medico, sai, un medico serio ti fa delle domande. Sì, di solito sì. Questa ha aperto il tablet e ha detto: guardi, ho cercato su Google questo e quest'altro, dice che ho questo e quest'altro e la soluzione è questa. Questo l'ha guardata e le ha detto: signora, ma cosa è venuta a fare da me? Fa 150 euro. quindi adesso noi stiamo scherzando, però facciamo veramente attenzione, perché poi il rischio delle fai da te è enorme. No, gli scompensi sono dietro l'angolo No, poi c'è il rischio veramente di finire in quelli che poi si sfocia anche in una parte anche di disturbi alimentari, quindi facciamo attenzione, perché ormai internet è a portata di mano anche dei più giovani e ce ne sono un sacco, soprattutto di ragazze, che si affidano a queste cose perché c'è questo inseguimento della bellezza di un certo tipo, di questi modelli sono dannosi. Sì, esatto, ecco, non diventerete tutte come la Ferragni o come Jason Momoa, sappiatelo, per cui ci vuole solo tanto sacrificio per diventare bellocci all'incirca come loro. Ma tanto siamo tutti belli, quindi piantatela magari di farvi problemi, se sono grasso, sono alto, sono basso, sono biondo, sono moro, mamma mia, dai, non no, si poi può. Tutto quello che si vede su internet, le fotografie sono tutti ritoccati. Cioè, la realtà non è quella. Ti giuro, sai che questo tema lo volevamo affrontare una di queste mattine, perché ultimamente stiamo guardando i social, ma lo stiamo facendo appositamente, perché sono tutte copie. Cioè, le persone uguali. Stanno diventando quasi tutte uguali. Guarda che è preoccupante questa cosa, a me spaventa molto, perché non c'è più quella caratteristica personale. Io ho sempre trovato affascinanti le persone per delle caratteristiche che avevano, non perché sono uguali a qualcun altro.
I difetti. I difetti fanno parte di noi, quindi vabbè, dalla cucina all'estetica, così al pippone. Ma ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Poi, se vuoi ti posso dire qualcosa anche dello sgombro, che ha un cuore sano, perché lo sgombro me lo sono studiato. Ai pesci io li ho studiati. Sì, 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 io adoro il mare, l'acqua e tutto quello che ci vive intorno. E adoro perché allora c'è una cosa particolare, che alle volte quando vai in cucina ti dimentichi, vabbè, al di là di quando fai verdure o frutta, ma sugli animali io amo sempre trovare qualche curiosità, perché mi piace sempre conoscere ciò che comunque sto mangiando. È una forma di rispetto che ho sempre avuto come cultura e che mi è stato insegnato, per cui anche solo il pesce comunque è un animale che, volente o nolente, si è sacrificato. Ora, nella cultura propria Sami, sì, viene proprio ringraziato l'animale, perché ha donato la sua vita per permettere la sopravvivenza, quindi per mangiare, certo, eccetera. Qui oggi, vabbè, non voglio toccare il tema allevamenti, perché ti giuro escono 6 serie, 6 maratone sul perché no gli allevamenti, eccetera. Non lo voglio fare. Però mi piace, a modo mio, trovare un qualcosa di positivo se l'animale è stato maltrattato per essere ucciso. È un mio modo per, come dire, equilibrare la bruttezza della vita in alcuni casi. No, no, certo. E quindi ho scoperto delle cose curiosissime. Tipo, dai, dimmi una. Tipo, guarda, la pelle... Allora, io mi ricordo che la pelle dello sgombro è iridescente, perché ha delle piccole scaglie che riflettono la luce ed è fantastica, per cui dà proprio questo aspetto iridescente. Ed è particolare, perché non tutti i pesci amano, cioè hanno questa particolarità. Però lui lo usa per sfuggire i predatori, quindi vedi, è una cosa giusta. No, no, e poi certo, soprattutto, dimmi. Sì. No, no, dimmi soprattutto. Ha un cuore potentissimo. Io lo ammiro, lo sgombro. Perché ha un sistema circolatorio super veloce. Ecco perché è uno dei pesci che nuota anche più velocemente, perché ha queste grandi capacità di nuotare. Quindi vedi, dovremmo imparare noi dagli animali. Dobbiamo sentirci un pochino più animali. Vive poco, poverino, perché vive, forse, non mi ricordo se 6 o 7 anni. Mi ricordo aver letto che viveva molto molto poco, però insomma, vedi. No, la cosa che a me piace molto dello sgombro dal punto di vista estetico, visto che parlavamo di estetica prima, ne parliamo ancora. La livrea è meravigliosa, come stai dicendo tu, questi colori sgargianti, meravigliosi. Un consiglio che do a tutti quanti: prendete pesce pescato e non d'allevamento se potete. Perché anche questo della livrea, il colore, la differenza si nota. Quindi a me piace un sacco la livrea dello sgombro, e l'occhio, ha questo occhio enorme. Rispetto a quella che è la sua struttura, che è bellissimo. Sono affascinata anch'io dallo sgombro. Il problema, sai qual è? Con la cucina è che determinati alimenti o vivi veramente di fianco a un porto, o se no... Ecco, io per esempio, sarò di nuovo un'altra brutta persona, io al supermercato il pesce non lo prendo. No, no, capisco, capisco. Il pesce fresco al supermercato no, no. Soprattutto poi dopo passato mezzogiorno, ma anche no, a parte che ho il terrore di prendere l'anisakis, come si chiama, quel vermettino, sono però se cuoci il pesce, in teoria quello non, pesce cotto non dovrebbe dare quel tipo di problemi, però capisco perfettamente il tuo timore. Però devo dire che se ci si affida a ci sono comunque quei negozi che in teoria... il pescato viene subito congelato, surgelato, non mi ricordo mai la differenza, e poi arrivano comunque ancora surgelati o congelati. Venitemi incontro, perché davvero non mi ricordo mai la differenza tra uno e l'altro, e quindi in teoria sono un pochino più sicuri. Però, sì, de gustibus. Sì, sì. No, no, certo. Se no, andiamo il problema tutti, andiamo a prendere a casa Michela, facciamo il furgone, andiamo tutti al mare alle 4 del mattino e lo prendiamo direttamente quando arriva la barca. Esatto. E lo facciamo una volta all'anno, ma ci togliamo lo sfizio e mangiamo tutto il giorno pesce, come non ci fosse un domani. Sarebbe meraviglioso quello. Infatti io, guarda, invidio chi vive al mare per questo motivo. Io amo il pesce, a me piace il pesce, quindi chi vive al mare ha questa grande fortuna, secondo me. Michela, dobbiamo andare a casa di notte adesso, furtivamente noi andiamo a casa di Sara
che è la nostra speaker, perché lei abita ad Imperia, cioè lei è lì sul mare, quindi bisogna fare l'agguato, essere tutti lì. Vabbè, siamo arrivati qui, Sara, ok? Ci offri i pesci. Arriviamo a mezzanotte spaghettata, poi aspettiamo la mattina che tornano i pescatori e recuperiamo il pesce per il pranzo. Ecco, mi piacciono le tue idee. Ok, deciso, perfetto. Allora, cara, oggi abbiamo stravolto un po' la puntata, non abbiamo fatto pausa, sì, però dai, ce la siamo inchiacchierata un po', ci piace, bisogna anche cambiare ogni tanto, sennò ci si annoia già. Poi oggi abbiamo la sigla, quindi bisognava festeggiare anche questo momento, certo. Super, super. Allora, noi diamo l'appuntamento, quindi a venerdì mattina. No, cara, ci no. vediamo martedì 26. Giusto. Ah, eh sì, perché qualcuno... va un evento. Bravissima. E quindi, Ma io guarda, se non, dovrei avere la segretaria. Meno male che ci siete voi ogni tanto, perché non ce la posso fare. E quindi va bene, prossima puntata, però sempre ore 11, mi raccomando, col grembiulino, i fornelli già accesi, la padella lì di fianco, carta e penna, perché qui si torna a cucinare con Michela. Perfettamente. E allora buon pranzo a tutti. Buon pranzo a tutti, ciao a tutti.